po' più in qua, così almeno copri anche quello e non ci metti le mani su. No, 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 no. No, dai che facciamo qualche visualizzazione in più oggi. Sempre schiena lunga, ci connettiamo al respiro qualche istante, se vuoi anche Chin Mudra, indice e pollici uniti. Tieni la schiena lunga, rilassa bene il viso, la mandibola, la lingua. Lascia andare bene le spalle. Lascia il bacino radicato a terra, senti l'aria, il respiro, entrare e uscire dalle narici. Senti bene il flusso d'aria narice destra, sinistra. Se percepisci che una narice funziona più dell'altra. Poi per qualche istante segui anche il percorso del respiro. Senti il respiro libero, dove va? Se tende a occupare l'addome, il torace. Andiamo a fare tre respiri più lunghi, lenti, profondi. Continua a rimanere bene con l'attenzione al respiro, al percorso del respiro, mentre espiri svuota, lascia andare, libera. Mentre inspiri invece ossigena, ricarica. Ripulisci. E dopo che hai espirato, rilassa il respiro. Andiamo a risuonare con un AUM, senti bene le vibrazioni nel corpo, inspiriamo a fondo. Andiamo anche con l'invocazione iniziale, la recitiamo assieme, inspiriamo. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Aum Shanti Shanti Shanti. Rimaniamo ancora qualche istante in questa posizione, facciamo qualche respiro. Proviamo senza muovere le mani a fare qualche respirazione alternata, quindi solo con la visualizzazione. Visualizziamo l'aria, sentiamo l'aria che entra dalla narice sinistra, inspirando. Mentre espiriamo, l'aria esce dalla narice destra. Inspireremo dalla narice destra. Ed espireremo dalla narice sinistra. Inspiriamo a sinistra, proviamo a continuare da soli, dopo ogni inspirazione cambiamo narice, immaginiamo, proprio visualizziamo l'aria entrare e uscire, anzi uscire, entrare dalla narice destra e poi cambiamo, l'aria esce, entra dalla narice sinistra, fai qualche volta questo respiro. Cerca di allungare un po' il respiro se puoi. Fai dei respiri più lunghi, lenti, profondi. E quando l'aria uscirà dalla narice sinistra, rilassa il respiro. Rimani qualche istante, osserva il respiro.
Piano piano, quando sei pronto, pronta, torniamo ad aprire gli occhi. Sciogliamo questo mudra delle mani. Andiamo a fare questi movimenti associati al respiro. Sciogliamo un po' tutte gli arti superiori, tutte le braccia. Mani partono alle spalle. Inspiriamo. Mentre espiriamo, mani si aprono e si chiudono. Apri bene e chiudi tutte le dita fino a distenderti bene verso l'alto. E inspiri, ritorni. Espiri, sali, cerchi verso l'esterno. Apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi. E invece mentre scendi, cerchi verso l'interno. Inspiri, ritorni. Usa bene le mani, ancora una volta verso l'alto. Espiri, sali. Inspiri, scendi. Facciamo la stessa cosa verso l'esterno, lateralmente. Ruoti verso l'esterno, mani si aprono e si chiudono fino a distendere le braccia. E poi inspiri, ritorni. Ancora un paio di volte verso l'esterno. Usa bene le mani, tutte le braccia. Senti le braccia vive, attive. Se usi bene le mani, senti proprio che le mani si stancano, come a voler impastare il pane. E facciamo le ultimi giri in avanti, quindi sempre espiri, esci in avanti e inspiri, ritorni. Espiri in avanti, inspiri, ritorni, ancora una volta l'ultima, espiri in avanti e inspiri, ritorni. Ah, rilassi bene le braccia, appoggia le mani sulle ginocchia, sulle cosce, due respiri, senti bene le braccia attive. Senti tutte le sensazioni alle braccia, forse le senti più intense del solito, è un movimento che lavora più intensamente. Fai un bel respiro, lascia bene le braccia rilassate. E bene, torniamo ad aprire gli occhi. Torniamo a far salire le braccia, braccia bene verso l'alto, gomiti all'altezza delle spalle. Inspirando, apri, senti bene il petto aprirsi. Ed espirando invece ti chiudi, porta i gomiti verso l'ombelico, chiudi anche le mani a pugno. Inspiri, ti apri, espanditi bene all'universo, espiri, chiudi. Fuori l'aria, gomiti all'ombelico, guarda l'ombelico. Inspiri, apri, guarda il cielo. Espira, porta l'universo dentro di te. Ancora una volta. E piano piano ritorni al centro. E braccia scendono, due respiri al centro. Senti il respiro, senti il tronco. Bene, inspirando, mani risalgono, torniamo a mettere le braccia in questa posizione, a candelabro. Inspiriamo qui al centro, espirando, una dolce torsione verso destra. Quindi proprio sposta le braccia verso destra, lascia le spalle morbide, dolce, senza esagerare. E inspiri, torni al centro. Espiri, ruoti dall'altro lato. Lascia le spalle morbide, inspiri al centro. Gomiti su, ma spalle morbide. Ancora due volte, ruota, espira, inspiri al centro, ruoti, espiri e inspiri al centro e piano le braccia scendono. Uno, due respiri al centro, rilassa le braccia, schiena lunga. E bene, andiamo a sciogliere piano le gambe. Se avevi un supporto lo togliamo, distendiamo bene le gambe avanti. Appoggiamoci un attimo con le mani indietro, così la schiena si scarica, gambe lunghe distese. Qualche movimento con le dita dei piedi, apri e chiudi le dita dei piedi. Un bel movimento a tutte le dita. E poi anche tutto il piede, inspiri, porti il piede verso il corpo, espiri, distendi. Inspiri, attiva bene anche le gambe, tallone quasi sale, spingi, spingi e fuori, distendi.
Ultimo, spingi bene via le punte, qualche cerchio da in una direzione. Sciogli bene, senti le caviglie sciogliersi. E anche nell'altro senso di marcia, qualche bel giro. Senti bene quasi questo massaggio alle caviglie e anche alle piante dei piedi. Se muovi bene i piedi sentirai qualcosa anche alle piante dei piedi, come un dolce massaggio. Piano, ti fermi, piedi rilassati, qualche respiro. Sempre colonna lunga, approfittane, non è una pausa, è proprio un sentire il movimento, cosa ha lasciato nel corpo. E piano, ci solleviamo. Attiva bene le gambe, sì, andiamo a sciogliere un po' anche le nostre gambe. Facciamo qualche cerchio, vi ricordate questo movimento? Gamba sinistra un po' attiva, intreccio, fuori l'aria, come se volessimo disegnare dei cerchi con la gamba. Fuori l'aria e inspiri. Fuori l'aria e inspiri. Fuori l'aria e inspiri. Accompagna bene il movimento al respiro, ti fermi al petto e cambiamo direzione. Inspiri, scivoli verso terra, fuori l'aria, sali dall'alto. Senti bene tutto l'arto inferiore che si sveglia, si scioglie, si libera. Ultimo. E distendi bene, gamba in avanti, appoggia le mani indietro, schiena lunga, petto aperto, fai due respiri sentendo bene gamba destra, sinistra. Nota se percepisci la gamba destra più attiva, più sensazioni nella gamba destra. E poi andiamo, stessa cosa della sinistra, riattiva bene le gambe, riattiva il tronco, mani che si intrecciano sotto, fuori l'aria e inspiri. Cerca di tenere la schiena bene lunga, fare un bel movimento ampio con la gamba. Il piede a seconda, si adegua al movimento, allunga, distendi bene il piede e poi piede a martello. Ti fermi al petto e cambiamo direzione. Inspirando scivoliamo in avanti, piede si distende e piede si flette, ginocchio al petto. Ancora uno e piano piano appoggia a terra, di nuovo appoggia le mani indietro, scarica un po' la schiena ma mantieni la schiena lunga, lascia bene andare le gambe, due bei respiri, tutta l'attenzione alle nostre gambe, alla gamba sinistra in particolare. E poi piano andiamo a riaprire gli occhi se ce li avevamo chiusi. Pieghiamo le nostre ginocchia, portiamo i piedi uno vicino all'altro, facciamo una sorta di farfalla, Baddha Konasana. Piedi vicini vicini, se puoi li porti ben vicini al bacino, ma un movimento che ti consenta di stare, una posizione dei piedi che ti consenta di stare con la schiena lunga. Intrecciamo le mani attorno ai nostri piedi. Facciamo qualche volta questo movimento, anche un po' vigoroso. Parti piano, ma poi puoi proprio far dondolare le gambe. Le fai salire, le lasci scendere. Senti anche il respiro, fai dei respiri un po' più profondi. Sempre più grande il movimento alle ginocchia, senti come si liberano le anche. E piano 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 rallentiamolo, facciamo qualche volta con il respiro. Inspirando ginocchia salgono. Espirando, ginocchia scendono bene verso il basso. Inspira, ginocchia salgono. Espiri, fuori l'aria, ginocchia scendono. Alla prossima espirazione ci fermiamo con le ginocchia bene a scendere verso il basso. Lasciale bene pesare, pesare, pesare. E proviamo a fare anche questo movimento. Inspiri colonna lunga,
espirando la colonna lunga così com'è, prova a scendere, anche se di qualche millimetro, fai proprio presa con i piedi e porti la colonna lunga un po' verso i tuoi piedi, l'addome verso i piedi. Senza curvare la schiena all'inizio, se puoi, anche se ti sembra di non scendere, quella è l'intenzione. Colonna lunga mentre inspiri e mentre espiri, colonna lunga che scende un po' verso i piedi, anche se pochissimo. Fai ancora un paio di respiri con questa consapevolezza. E piano piano piano, inspirando, ritorniamo bene verso il centro. Super. Sciogliamo questa presa delle mani, aiutiamo le nostre ginocchia a salire. Bene. E poi andiamo. Piede destro esce verso l'esterno, piede sinistro invece in avanti. Ci mettiamo in una posizione un po' a svastica per capirci. Le gambe fanno un angolo di 90 gradi e 90 gradi. Ruotiamo verso il ginocchio che sta avanti, quindi il ginocchio destro. Portiamo le mani a terra, a fianco al ginocchio sinistro, scusate, sì. E camminiamo piano piano le mani avanti. Lascia il bacino e le gambe lì dove sono. Cammini le mani avanti e ti vai ad appoggiare. Appoggi i gomiti e se puoi anche la fronte. Fai qualche respiro, lascia bene il bacino libero. Lascia bene il bacino pesante. Lascia andare bene le spalle, anche la testa. Fai tre bei respiri con l'addome, manda l'aria principalmente nell'addome. E piano piano, piano piano ti aiuti con le mani camminano verso il corpo. E ritorniamo verso il centro, lascia il bacino in questa posizione. Poggiamo le mani sulle ginocchia, facciamo anche una bella torsione. Mani sulle ginocchia se riesci, apri un po' di più il piede, se ti fa male il ginocchio regolati tu, però se no una base un po' più stabile aprendo di più proprio il piede che sta dietro. Però ascoltiamoci, sentiamo le nostre ginocchia, asciugamano sotto, esatto, molto bene. Facciamo una morbida torsione, mani alle ginocchia, mano su, una mano su un ginocchio, una mano sull'altra, lascia il bacino libero, lascia bene pesare anche l'anca destra, inspiri e quando espiri segui un po' il movimento delle gambe, proprio della parte inferiore delle gambe, dal ginocchio indietro, in modo da andare verso i talloni, se non arrivi ai talloni ti fermi prima, inspiri, torni al centro, espiri, scivolano le mani ad andare verso i talloni, anche se non raggiungono i talloni. Inspiri, torni al centro, espiri, scivoli con le mani, lascia bene il bacino, lascialo andare. Facciamo l'ultima volta ed espirando rimaniamo un paio di respiri in questa posizione in torsione, le mani dove arrivano arrivano ai polpacci, va benissimo, cerca di mantenere la schiena lunga. Bacino morbido, schiena lunga, torsione nella schiena, un paio di respiri, sguardo all'indietro. E piano piano piano, inspirando, torniamo al centro. Ci appoggiamo con le mani indietro, liberiamo questa posizione, andiamo nella posizione speculare opposta, gamba destra in avanti, sinistra indietro. Gambe proprio a disegnare una sorta di svastica. Poi ruotiamo nella direzione del ginocchio destro, anche un po' oltre se poi appoggi le mani a terra, cammini ben avanti le mani e piano piano piano. Dall'altro lato Paola, di qua? Sì, infatti. Esatto, sì sì sì. Destra e piano piano scendi. E lascia bene andare, lascia pesare il bacino, lascia andare la testa, le spalle, i gomiti. Fai qualche bel respiro profondo con l'addome.
Senti questa posizione del bacino, senti alcune zone del bacino costrette, in qualche modo limitate nel movimento, una parte del bacino più libera, più ampia. Senti questa sensazione, manda bene il respiro nella pancia. E alla prossima inspirazione, piano piano le mani camminano, ritornano. Ricentra un po' il tronco in avanti, mani si appoggiano alle ginocchia. Schiena lunga, inspiri. Mentre espiri, braccia scivolano, dove arrivano, arrivano. Inspiri, ritorni. Schiena lunga, lascia bene il bacino andare, fuori l'aria, torsione. Senti il movimento, come questo movimento delle braccia porta un movimento anche al bacino. E alla prossima espirazione ci fermiamo, qualche respiro, le mani dove arrivano, arrivano. Se non arrivano alle caviglie, le fermi ai polpacci. Sguardo indietro, schiena lunga, bacino morbido. E piano piano inspirando torniamo al centro, appoggi le mani indietro, libera la posizione, andiamo a intrecciare le nostre gambe e piano piano andiamo in avanti in una posizione a quattro zampe. Che buchi che ci sono qua, eh? Mani ben sotto le spalle, apri bene le dita delle mani, sgrana bene le mani, appoggia bene tutte le mani giù come se tu volessi lasciare l'impronta anche del tallone della mano. Piega un poco i tuoi gomiti, pochissimo, facciamo solo questo piccolo movimento, i gomiti vanno verso le coste e i gomiti vanno verso fuori, i gomiti vanno verso le coste e i gomiti vanno verso fuori. Cerchiamo di fare questo movimento non tanto muovendo i gomiti, ma facendo qualcosa dentro le scapole. Senti come le scapole si adducono, si avvicinano, mentre il cavo del gomito viene in avanti. Senti quanto lavoro c'è. L'immagine che mi faccio io è che devo avvitare qualcosa in questo senso qua, ma la mano è incastrata, diciamo, è incollata. Perciò cosa si muove e tutto il resto. Questo è un ottimo esercizio per posizionare correttamente le scapole. Per orientare correttamente la testa dell'omero sulla glena scapolare. Piano rimaniamo con i gomiti verso le coste e il cavo del gomito in avanti. Senti questo lavoro di avvitamento. Ecco, esattamente, eccolo lì, rimani così. Questa è la posizione, diciamo, anatomica da dove nasce il prossimo esercizio che faremo facciamo gatto e tigre. Tigre, guarda bene il cielo, espirando gatto. Spingi sempre bene il cavo del gomito in avanti e il gomito verso le tue coste. Inspiro tigre, arca la schiena. Espirando gatto, risucchia bene l'ombelico, spingi bene con le mani, appoggia bene le mani a terra. Inspiro tigre. Espirando gatto, inspiro tigre, espirando gatto, lascia andare i gomiti verso fuori, avviciniamo i glutei ai talloni, le mani vanno in avanti e ci sciogliamo sul tappetino. Il lavoro di questa postura adesso è scioglierti, diventa come cera che si scalda sotto il sole. Lascia andare tutto il peso dentro la terra.
usa il respiro per mescolare gli organi interni. Solleva la testa un pochino. Sì, piano, attiva l'addome. Risciuchi bene l'ombelico, gatto. Piano tigre, arca la schiena. Espirando gatto, risciuchi bene l'ombelico. Inspiro tigre. Espirando gatto. E poi ci fermiamo in posizione neutra. Una bella via di mezzo. Allunga bene la gamba destra, piede destro va bene indietro, lontano, lontano, lontano. Spingi bene col piede destro. Infiliamo il ginocchio destro tra le mani. Ginocchio destro tra le mani. Mm-hmm. Ti sistemi, non perderti questa fase di proprio mi sistemo. Cerco di, se posso, di mettere il piede, il tuo piede destro, più o meno... Il tallone tocca l'osso pubico, la fessura inguinale, e piano, senza farsi male, senza sentire niente dentro il ginocchio, andiamo in avanti, in avanti, in avanti. Cioè, decidi tu la direzione, come l'acqua sceglie la direzione, diciamo, dove deve andare il fiume. Come l'acqua sceglie dove scavare la valle, tu scegli un pochino dove scendere, la posizione più confortevole, e qui ci respiri dentro, sempre con l'idea di andare a mescolare gli organi interni. Se la testa non tocca il pavimento, puoi anche metterci un pugno, guarda. Ginocchio? Sì. Uno dei consigli potrebbe essere di fare più questo qua, guarda, lasciare il piede molto 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 più fuori, che è quello qui, e fare questo. Se la cosa ti... No? Se non che piace, non che piace. Aiutandoti con le mani, solleva la testa, pianissimo, appoggia le mani, vieni piano su, il piede ritorna ben indietro. Inspiro, posizione della tigre. Espirando posizione del gatto e andiamo un attimo bambino. Glutei cadono verso i talloni, la testa ben avanti. Un bel respiro con l'idea sempre di creare delle compressioni, creare delle pressioni a livello degli organi interni, andare a massaggiare gli organi interni con il respiro. Piano solleva la testa. È un bel gatto. Piedino sinistro, lontano, lontano. Spingilo bene lontano. Senti questo allungamento. Continua ad allungarti oltre i limiti fisici. Non restare fermo sul corpo, ovvio che il piede è già arrivato. Lavora con l'intenzione, vai oltre, allunga, allunga, porta l'energia in quella direzione. E poi il ginocchio tra le mani. Te lo sistemi un attimo. Se puoi, appoggia il tallone a livello della fessura inguinale. Gocce. Gocce? Ma anche te mi hai detto che non pioverà? Gagirà. E piano lentamente vado giù. Senza farsi male, se sento tensioni dentro il ginocchio, soprattutto nella parte laterale del ginocchio, devo adattarmi, cambio un pochino, mi faccio spazio e piano vado giù. E qui, in questa forte compressione dell'addome, faccio dei bei respiri con l'idea proprio di andare a stimolare gli organi interni. Usiamo il respiro come strumento per
stiracchiare i visceri, per andare a massaggiare i visceri. Piano, solleva la testa. Aiutati con le mani, una lunghissima passeggiata. Appoggia bene le mani. Piede ritorna da dove è venuto. E andiamo a risederci sui talloni. Solleva la testa, poggia bene le mani, posizione del gatto, fuori tutta l'aria, inspiro tigre, punta i piedi, sì, cane a faccia in giù facilitato, ginocchia piegate, mani spingono bene, testa cade, spingi bene i glutei verso l'alto, usa il respiro per allungare la colonna. Facciamo tre bei respiri qua, porta l'aria nella pancia, nelle coste, fino alle clavicole e segui questa linea della colonna ed allunga bene la colonna, stiracchia bene la tua spina. Distendi le ginocchia e solleva i talloni alti, 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 espirando. Piega le ginocchia e lascia cadere i talloni verso terra. Inspiro, distendi le ginocchia, talloni alti, 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 espirando, piega le ginocchia, i talloni cadono verso terra. Inspiro, vieni bene su, 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 espirando, piano, fletti le ginocchia. Inspiro, su, 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 stavolta rimani con le ginocchia distese, solo i talloni scendono giù. Inspiro, su i talloni, espirando, giù i talloni. Inspiro bene su, 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 espirando giù. Restiamo qui, cane a faccia in giù, finito. Piega le ginocchia, cammina con le mani verso i tuoi piedi, mille passettini. Le mani salgono su verso le ginocchia. Poggia bene le mani alle tue ginocchia, ginocchia sono flesse. Inspiro, estendi la colonna. Espirando, fletti la colonna. Apri un po' di più i piedi sono distanti, più semplice è. Distanzia un po' i piedi, è più semplice. Inspiro, estendi bene la colonna. Espirando, fletti la colonna. Inspiro, estendi la colonna. Espirando, fletti la colonna, risucchia bene l'ombelico e piano ti porti fino a su, 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 in piedi. Conquista la posizione eretta. Fa sì che sia tua. Senti l'appoggio dei piedi. Senti le ginocchia, attiva dolcemente il pavimento pelvico. Assicurati che la bassa schiena sia in posizione neutra, spalle bene rilassate, sterno ben allineato, collo sciolto, libero, mandibola parallela al pavimento, pelle del viso rilassata, sguardo all'orizzonte, pulito. Solo le mani escono, inspiro, espiro. Le spalle, le scapole scendono giù. Senti proprio questo atterraggio delle scapole. Inspiro, ruota i palmi verso l'alto. Espirando, fai atterrare di nuovo le scapole giù. Inspiro, bene su. Scapole giù. Sui talloni, inspiro, su. Restiamo qui qualche respiro, resta nel vento. Ecco, proprio questo volevamo, metterci un po'.
Senti questo lavorio. Continua a crescere verso l'alto. Attiva dolcemente l'addome. Senti questa connessione, diventa antenna. E piano talloni. Cioè. Apri le braccia, cioè ruota i palmi delle mani verso avanti. E poi ruota i palmi delle mani verso fuori. Spalle ben giù. Sì. Inspiro. È come quando nuoti a rana. Inspiro, vieni su. Espiro, piano torna giù con i talloni. Mani lungo il tronco. Sì. Inspiro, sollevo i talloni. Espiro, i talloni scendono e il dorso delle mani si toccano. Inspiro su. Espiro giù. Inspiro. Esatto. Inspiro. Come un aereo, vola, vola, vola. Espiro a terra. Buono. Piedi vicini, vicini. Mano destra scivola su verso il cielo, mano sinistra scivola giù verso il tallone. Sguardo alla mano che sta su. Senti questa forma. Senti le forze dentro il tuo corpo. Una mano va verso su, una mano vuole andare verso giù. Senti questo gioco di contrasti che crea degli allungamenti. Inspiro, espirando piano, la mano scende e l'altra mano sale. Inspiro, mano sinistra su, mano destra giù. La mano va verso il tallone e l'altra mano va verso il cielo, verso lo zenith, proprio il punto che abbiamo sopra la nostra testa, la verticale sopra di noi, sopra la nostra base d'appoggio. Perciò non in avanti, non lato, non dietro, proprio su. E l'altra mano giù, verso il centro della terra, verso il tallone. Sguardo la mano che sta su, continuo questo lavoro dentro, non bloccare il respiro. Espiro, piano torno, approfitta per accarezzare il corpo, lo facciamo con il vinyasa. Inspiro, inspiro, cambia ogni volta. Sono mani attive, mani che arano il corpo. Inspiro. In. Se piano ci fermiamo al centro, mani davanti al cuore. Sollevo i talloni. Alti, 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 forti, 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 lunghi, 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 non bloccare il respiro, piano giù i talloni, solleva i talloni su, resta bene su, resta su, risucchia bene l'ombelico. Sposta il peso sotto un piede solo e solleva un ginocchio. Lì. E giù. E l'altro. E giù, ancora due volte. Un esercizio semplice, al limite appoggia giù il tallone. Il ginocchio sale. Sta piovendo. E piano giù e l'altro. Sì. E giù. Controllavi se io ce la facessi. E piano giù. Inspiro, ti allunghi. Ti tuffi in avanti. In, allunga bene la schiena. Espirando un bel gatto.
Che ora è? Ok, piano finiamo perché no? Che non ci prendiamo la pioggia. Incrociamo le tibie, ci sediamo. Tu che dici? Sì, sì. Sì. Si sta venendo? Sì? Sì, 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 sì. Grazie. Finiamo proprio, eh? Magari fai un pranayama, un minuto. Sì. Sì. Chiudiamo gli occhi, schiena lunga, spalle rilassate. Facciamo solo qualche respiro completo, lungo completo. Prova a contare quanto ci metti a inspirare, una bella inspirazione profonda, completa, dall'addome alle clavicole. E cerca di fare l'espirazione uguale all'inspirazione. Dosa bene il respiro in modo da fare uscire tutto il respiro con lo stesso conteggio. Lo fai qualche volta. Dopo che avrai espirato completamente, rilassa il respiro. Lascia il respiro libero, senti il respiro. Andiamo a risuonare con un aum, inspiriamo a fondo. Uniamo le mani al centro del petto, appoggia proprio la base del pollice nella regione del cuore, lascia spalle e gomiti rilassati. Terminiamo anche con l'invocazione, inspiriamo. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Aum Shanti 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 Namaste, grazie. Grazie Edo, grazie a tutti. Ciao. Povero, ciao, una zampina. Ciao. Sì. Ciao. Pensa che mangi.